L'alba dipingeva di rosa le cime dei Monti Simbruini, mentre un gruppo di amici appassionati di mountain bike si radunava a Campo Rotondo. L'entusiasmo era palpabile. L'aria frizzante e l'attesa per l'avventura imminente rendevano i nostri cuori leggeri. Armati delle nostre fedeli compagne a due ruote, ci siamo addentrati nei boschi, pronti a lasciarci incantare dai colori dell'autunno. I sentieri si snodavano tra faggi, querce e castagni, tutti avvolti in una calda coperta di foglie dorate, rosse e arancioni. Ogni pedalata era un tuffo in un quadro impressionista, dove la natura esprimeva la sua più grande maestria. Il foliage, un vero e proprio spettacolo per gli occhi, sembrava volerci avvolgere in un abbraccio caldo e accogliente. Le nostre risate si mescolavano al fruscio delle foglie, mentre affrontavamo insieme le prime salite. La fatica si faceva sentire, ma lo spirito di gruppo ci spingeva sempre più in alto. Ricordo ancora la sensazione di libertà che provavo mentre pedalavo lungo quei sentieri. Il vento tra i capelli, il sole che mi accarezzava il viso, il profumo intenso della terra umida e delle foglie in decomposizione. Era come se la natura mi stesse sussurrando segreti millenari. Ci fermammo in una radura, circondati da alberi secolari. Tirammo fuori i nostri snack e le borracce e ci sedemmo sull'erba morbida, ammirando lo spettacolo che si offriva ai nostri occhi. Il silenzio era rotto solo dal canto degli uccelli e dal rumore del vento tra le foglie. E in quel momento sentii una profonda connessione con la natura, come se fossi parte integrante di questo meraviglioso ecosistema. Riprendemmo il nostro cammino, sempre più entusiasti. I sentieri si facevano sempre più tecnici, ma lo spirito di gruppo ci spingeva a superare ogni ostacolo. Ogni curva, ogni discesa, ogni salita era una nuova sfida, una nuova emozione. Man mano che ci avvicinavamo a Campo Staffi, il panorama si faceva sempre più ampio. Davanti a noi si apriva una vallata infinita, con le cime innevate all'orizzonte. Il sole stava tramontando, tingendo il cielo di mille sfumature di rosa e viola. Ci fermammo per ammirare lo spettacolo, consapevoli di aver vissuto una giornata indimenticabile. Tornando a casa, non potevamo fare a meno di pensare alla bellezza della natura e alla fortuna di poterla vivere così intensamente. Quell'escursione ci aveva regalato emozioni uniche e ci aveva fatto sentire più vicini gli uni agli altri. Il ritorno verso Campo Rotondo fu un susseguirsi di emozioni. La discesa, veloce e divertente, ci fece sentire come bambini, liberi di sfrecciare tra i boschi. Il sole, ormai alto nel cielo, riscaldava i nostri volti, mentre l'ombra degli alberi ci proteggeva dal calore. Stanchi ma felici, raggiungemmo il punto prestabilito per il nostro pranzo. Un piccolo rifugio di montagna ci aspettava con le porte spalancate e un profumo invitante di minestra fumante. Ci sedemmo intorno a un grande tavolo di legno, affamati e assetati. Davanti a noi un banchetto ricco di specialità locali: polenta, salsiccia, formaggi e un buon bicchiere di vino rosso. Mentre gustavamo il nostro pasto, ripercorremmo le emozioni della giornata. Parlammo delle difficoltà affrontate, delle bellezze ammirate e delle risate condivise. La stanchezza si era sciolta come neve al sole, lasciando spazio alla soddisfazione e alla gioia di aver condiviso questa esperienza con i nostri amici. E voi, avete mai vissuto un'esperienza simile? Raccontatemi le vostre avventure autunnali.